Le immagini che state vedendo riguardano purtroppo la tragedia che si è verificata in Abruzzo. Parlare di calcio in questi casi è veramente molto difficile e anzi la cosa che ci sconcerta ancora di più è che non si sia potuta evitare la disputa del 31° turno di Serie A, in programma sabato 11 aprile. Riteniamo che sarebbe stato un gesto doveroso e di rispetto, ma alla fine fortunatamente ci si può in qualche maniera consolare, sapendo che dal mondo del calcio non stanno venendo a mancare gesti di solidarietà. Ad esempio, è molto significativo che determinate società abbiano deciso di devolvere l'incasso delle prossime gare. In questo senso merita un plauso anche il Catania Calcio, tra le prime a prendere questo genere di iniziativa, in occasione del turno casalingo contro la Sampdoria in programma il 19 aprile. L'appello che noi facciamo ai tifosi dell'Elefante è naturalmente quello di raggiungere lo stadio numerosissimi, soprattutto perché acquistando il biglietto si avrà la possibilità concreta di fare un piccolo ma significativo gesto per la comunità abruzzese e gridare forte anche dalla Sicilia, Forza l'Aquila. Sabato dunque si è deciso di scendere in campo. Il Catania andrà a far visita al Torino, squadra in piena bagarre retrocessione, che contro gli Etnei darà tutto per ritrovare vittoria e speranze di risalita in classifica. Dal canto suo il Catania dovrà prestare molta attenzione ai Granata, motivati a sufficienza dal neotecnico Camolese, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in questi giorni sul sito ufficiale Granata. Digerire una sconfitta non è mai facile perché comunque sai benissimo che non era quello il risultato che desideravi, che hai lavorato per ottenere qualcos'altro, non l'hai ottenuto, quindi già sempre una situazione di disagio. E poi è chiaro che per loro c'è anche un accumulo di situazioni di questo genere e allora lì poi insomma l'opera anche di questa settimana, di tutti noi, deve essere comunque quello di sostenere questo gruppo di ragazzi, non ovviamente di far pesare tutto quello che è una stagione. Sono certo si creerà attorno ai ragazzi quel clima necessario per far vedere che il toro lo sa fare. Se volete un paragone col passato, vi dico quello che io ho visto, che ho vissuto, tipo Torino-Mantova, quando c'è stato uno stadio intero che ha spinto un gruppo di giocatori ad una grandissima prestazione. Quindi questo sarebbe il clima ideale che tutti gli allenatori sognano per la loro squadra in casa, perché in questo momento, ripeto, arrivare a questa salvezza è un bene prezioso per tutti, non per Camolese, per i giocatori, per tutti quanti. Quindi, io spero solo di riuscire a creare attorno a loro il clima giusto. Evitando la sconfitta, i rossoazzurri sarebbero quasi aritmeticamente salvi. Le motivazioni della truppa di Zenga sono parse decisamente alte questa settimana, poiché esiste la consapevolezza che quella di Torino può essere una tappa decisiva ai fini della salvezza. Per l'occasione rientrerà una pedina importante, Pablo Ledesma, che ha scontato la squalifica insieme con l'uruguaio Martinez. Tedesco, uscito anzitempo dal campo nel corso del test match di Pedara, è tornato in gruppo. Anche Biagianti, Capuano, Sciama e Potenza hanno lavorato con i compagni, buon segno in vista della trasferta all'Olimpico. Alla luce di queste novità, vediamo quale sarà il probabile 11 che Zenga opporrà al Torino. Con Bizzarri a difesa dei pali, la linea 4 dovrebbe essere composta da Potenza, Silvestre, Stovini e Capuano. Unico dubbio in questo caso la presenza in campo di Potenza, eventualmente rimpiazzato da Izco. Centrocampo con Baiocco, Ledesma, Carboni e Biagianti, qualora Zenga decidesse di far partire dalla panchina Tedesco. Attacco composto probabilmente da Mascare e Martinez. Il ballottaggio dovrebbe riguardare in questo caso proprio quest'ultimo con il giapponese Morimoto. Per lunghe linee il Torino dovrebbe riconfermare la formazione sconfitta pur non avendo demeritato a Palermo. Rivalta, Natali e Franceschini dovrebbero proteggere l'estremo difensore Sereni. Folta linea di centrocampo composta da destra verso sinistra da Abate, Zemaili, Soimel, Barone e Rubin. Coppia gol Rosina Bianchi. Out per infortunio Pisano e Zanetti, con Corini, Ogbonna ed Abbruscato. A dirigere il match Torino-Catania sarà il signor Daniele Orsato.
tra i precedenti dei rosso-azzurri con il fischietto della sezione di Schio, una vittoria interna e due sconfitte. Nel primo caso gli Etnei vinsero con un netto 3-0 sul Napoli, mentre i KO sono stati inflitti in trasferta da Roma e Inter con il risultato di 2-0. Ricordiamo che i precedenti sono relativi alla passata stagione. Per il Torino invece 4 precedenti ed un solo punto conquistato con la direzione di Orsato, precisamente lo 0-0 di Cagliari di qualche settimana addietro.